Il progresso tecnico ora lo rende possibile. Mentre in passato l'umanità poteva solo speculare sulla natura e l'esatto aspetto della nostra casa galattica, ora siamo in grado di dare uno sguardo diretto ai mondi estranei con l'aiuto dei moderni telescopi spaziali e delle sonde spaziali. Prendiamo come esempio Venere. Prima che il cosiddetto pianeta sorella della Terra fosse esplorato in dettaglio, molte persone credevano che sotto la densa coltre di nubi di questo corpo celeste ci fosse un fiorente rifugio di vita, caratterizzato da vasti paesaggi della giungla e dagli abitanti più diversi. Tuttavia, le misurazioni e le immagini scattate durante le successive missioni di esplorazione alla fine hanno rivelato la vera faccia tossica del nostro pianeta vicino. Di conseguenza, immagini galattiche di questo tipo svolgono un ruolo essenziale nella comprensione della natura del cosmo, con tutti i suoi diversi corpi e strutture celesti. Quindi, mentre molte delle immagini pubblicate dalla NASA ci lasciano sbalorditi, altre ci lasciano semplicemente con le sopracciglia alzate. Questo è sempre il caso quando le foto corrispondenti mostrano strane forme o formazioni che all'inizio non possono essere collocate in un contesto logico. Ora ti mostreremo quali delle 5 misteriose foto della NASA hanno fatto scalpore dopo essere state pubblicate. Vuoi saperne di più sulle scoperte mozzafiato e sui fenomeni emozionanti nello spazio su base regolare? Allora ricordati di iscriverti e attivare la campanella per non perderti uno dei nostri video. Con il pollice in su ci mostri che possiamo coinvolgerti con i contenuti dei nostri contributi. Struttura enigmatica. È il 19 settembre 2006 quando l'astronauta Daniel Burbank, a bordo della navetta spaziale Atlantis, viene a conoscenza di una struttura notevole. La foto che il viaggiatore spaziale ha catturato con una fotocamera digitale avrebbe presto alimentato i dibattiti più accesi. La domanda centrale di queste discussioni controverse era: qual è questa struttura misteriosa? Nell'immagine l'oggetto sembra quasi una creatura spettrale, con la forma che ricorda una medusa che va alla deriva attraverso l'oceano. La speranza che la stessa NASA potesse far luce su questo mistero galattico, tuttavia, non si è avverata. La rinomata agenzia spaziale ha dichiarato di non essere stata in grado di identificare la struttura inquietante. È possibile che fosse un piccolo pezzo di detriti? Gli utenti di internet, d'altra parte, erano molto più creativi nelle loro spiegazioni, quindi non c'era dubbio per molti osservatori che si trattasse di un UFO organico, un essere extraterrestre di origine sconosciuta. Lo stesso giorno in cui è nata questa misteriosa foto, le telecamere degli Space Shuttle hanno catturato anche un altro oggetto non identificato. I funzionari hanno affermato che probabilmente non era lo stesso oggetto simile a una medusa che è stato successivamente catturato su pellicola. La comunità di internet ha riconosciuto diversi UFO nelle immagini che sembrano inseguire lo Space Shuttle terrestre. Cosa ne pensi di queste immagini misteriose? Sentiti libero di scrivercelo nei commenti. La faccia di Marte. Quando il pubblico mondiale ha intravisto per la prima volta una vista della superficie di Marte pubblicata dalla NASA nell'estate del 1976, molti non hanno creduto ai loro occhi, perché in effetti sembrava che un volto umano sorgesse dal paesaggio marziano coperto di polvere di ossido di ferro. La struttura clamorosa, che ben presto fece notizia sulla stampa come il volto marziano, avrebbe dato vita negli anni successivi alle speculazioni più sfrenate. La minacciosa formazione del paesaggio era forse la costruzione di una specie extraterrestre? O forse erano anche i resti mortali di un gigantesco essere extraterrestre? Queste congetture sono durate fino all'anno 2001, quando il mistero della faccia di Marte è stato finalmente risolto. A quel tempo la sonda spaziale senza equipaggio Mars Global Surveyor ha fornito nuove immagini della regione, che grazie alla risoluzione più elevata hanno fatto luce sul mistero galattico. Oggi sappiamo che la presunta parete è in realtà semplicemente una formazione rocciosa naturale che è stata erosa e alterata come parte di vari processi. Inoltre, le fotografie moderne della formazione non mostrano praticamente alcuna somiglianza con un volto umano. Il presunto volto umano che la formazione rocciosa ci ha presentato di recente negli anni 70 è molto probabilmente dovuto all'interazione di luce e ombra nel momento in cui è stata scattata la fotografia. Inoltre, si dice che un fenomeno chiamato pareidolia abbia contribuito al fatto che molti spettatori hanno riconosciuto un volto nella foto.
In particolare, il termine pareidolia descrive la tendenza a riconoscere oggetti familiari o esseri viventi in schemi. Pertanto la pareidolia è il risultato di interpretazioni errate, consce o inconsce, poiché il nostro cervello tende a riempire gli spazi vuoti dalle percezioni diffuse e ad assegnarle a forme e schemi familiari. Un classico esempio di tale fenomeno sono le nuvole passeggere, in cui le persone vedono un'ampia varietà di cose quotidiane. Nebulosa testa di strega. Un mento storto e appuntito e un naso adunco, vistosamente grande. Se dai un'occhiata a quella struttura inquietante, opportunamente battezzata nebulosa testa di strega, potresti pensare che un mago oscuro stia facendo il suo male nell'universo. Per quanto affascinanti e soprannaturali possano sembrare le immagini uniche della struttura, è facile demistificare la nebulosa testa di strega. Nel dettaglio, è una nebulosa a riflessione nella costellazione dell'Eridano. Nel mondo astronomico, il termine nebulosa a riflessione è usato per descrivere nubi di polvere interstellare che disperdono la luce in arrivo dalle stelle vicine e sono quindi illuminate brillantemente. Nel caso della testa di strega cosmica, è Rigel, la stella più luminosa della costellazione di Orione, a fungere da fonte di luce naturale per la straordinaria formazione. Il fatto che la formazione della nebulosa brilli di colore bluastro è dovuto al fatto che le particelle di polvere estremamente fini che contiene possono riflettere il blu meglio del rosso. Nebulosa farfalla. La cosiddetta nebulosa farfalla ci mostra ancora una volta quali forme bizzarre possono assumere le formazioni naturali dell'universo. Questa nebulosa planetaria nella costellazione del Serpent Bearer ricorda più una forma di un film di fantascienza che una struttura che si trova naturalmente nella nostra casa galattica. Ma in cosa consiste in dettaglio l'oggetto scoperto per la prima volta nel 1947 dall'astrofisico tedesco-americano Rudolf Minkowski? Tipicamente tali formazioni astronomiche sono composte da un guscio di gas e plasma che a sua volta è stato espulso da una vecchia stella alla fine della sua evoluzione. Tuttavia, il nome comune di questi oggetti è estremamente fuorviante, perché in verità le nebulose planetarie non hanno nulla a che fare con i pianeti. Il nome deriva dal fatto che gli oggetti appaiono spesso sferici, se visti da un telescopio, rendendo la loro forma che ricorda i lontani pianeti gassosi. Nelle immagini riprese dal telescopio spaziale Hubble, possiamo vedere chiaramente che un nucleo stellare caldo si trova al centro della nebulosa farfalla. Questo, a sua volta, ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, perdendo la maggior parte dei suoi strati esterni e diventando una gigante rossa, che ora è in procinto di contrarsi in una nana bianca. Comunemente, i ricercatori presumono che il corpo celeste, alla fioritura del suo tempo, fosse una stella simile al Sole. In dettaglio, tuttavia, era il componente di un sistema solare binario e la seconda controparte, più piccola, potrebbe essere stata inghiottita dall'atmosfera stellare in espansione. La mano galattica. La struttura che vediamo in questa immagine scattata dall'osservatorio a raggi X Chandra della NASA sembra essere una gigantesca mano bluastra scintillante che sta per afferrare un oggetto rovente. In realtà però questo affascinante spettacolo è creato dagli effetti di una pulsar giovane e potente. Questa stella di neutroni in rapida rotazione, ufficialmente conosciuta come B1509, espelle energia nello spazio circostante, creando le strutture più affascinanti e complesse, come la mano galattica che vediamo nell'immagine. Le strutture simili a nebulose sono in realtà raggi X con intensità diverse, pertanto le emissioni con l'energia più bassa sono colorate in rosso, lo spettro medio appare verde e i raggi X più energetici hanno un colore blu. Gli esperti stimano che B1509 si sia formato solo 1700 anni fa. Tipicamente le stelle di neutroni si formano quando le stelle massicce esauriscono il proprio carburante e di conseguenza collassano. Come già brevemente accennato, questi corpi celesti sono caratterizzati dal fatto che emettono un'intensa radiazione elettromagnetica e ruotano estremamente veloce, così come la pulsar B1509 che dista da noi 17.000 anni luce. In dettaglio, l'oggetto ruota quasi 7 volte attorno al proprio asse in un solo secondo. Presumibilmente la stella di neutroni ha un campo magnetico 15 trilioni di volte più forte di quello del nostro pianeta natale blu. L'interazione di questo intenso campo magnetico e l'immensa velocità di rotazione rende B1509 una sorta di generatore elettromagnetico naturale. Questo a sua volta allontana dalla stella di neutroni un vento di ioni ed elettroni ad alta energia. Quando gli elettroni emessi si muovono attraverso la nebulosa magnetizzata, irradiano energia. Alla fine di questi processi naturali c'è la nebulosa artistica che Chandra ha catturato su pellicola. Ora è il tuo turno. Quale immagine unica della NASA ti ha affascinato di più? Lasciaci i tuoi pensieri, feedback e suggerimenti sul video di oggi nei commenti.
Infine, sentiti libero di dare un'occhiata agli altri post interessanti sul nostro canale, a cui puoi accedere cliccando su una delle miniature nei crediti ora. Grazie per la visione, alla prossima!